Come piccole palette intendiamo di questo calibro, 4-5 colori, ma che sono piccole. Ho questa qua di NYX che non è comprata da tanto, è recente. È bellissima come palette. Poi ho questa qua che mi fu regalata di Make Up Revolution da parte loro, con un ordine. Poi ho questa qui di Colistar. La metto nelle palette piccole perché vedete non è di grandi dimensioni, però scusate se sono un po' zozze, però io le palette le uso, non le tengo per bellezza. Poi Urban Decay, la Naked 2, che è la mitica, come si nota le mie sono usate. Questa di Essence, che è fenomenale. Questa di Kiko, poi un'altra di Kiko, guardate che bello, questo è topper, sono una meraviglia. Physician Formula è l'unica che mi è rimasta, ne ho avuto un'altra ma l'ho declatterata. Kat Von D, la palette fatta per i occhi verdi. Avon, la Peachy, Very Peachy, questa qua è recente però ve lo includo se volete vederla. Questa la trovate, c'è adesso nel catalogo. Poi Sleek, questa è una palette che non so se si trova ancora, ma mi piace molto anche lei d'estate. Ha questi due ombretti cremosi che si possono usare anche come illuminante, poi tutti questi qua shimmer che sono una meraviglia. Poi questa di Claren, bellissima, mi piace molto questa palette e performa bene. Questa di Diego Dalla Palma, la Vian Rose. Anche lei una palette che è un passepartout da portare elegante, da portare sempre in viaggi se ti serve per dei trucchi veloci e semplici. Poi la pocket palette di Sephora o la Sun Shadows, guardate che bella è questa, anche questa qui ha questi qua che sono dei colori, dei topper anche che si possono usare sopra questi, bellissimi. Che è una palette che mi è piaciuta molto. E poi ho questa di Nabla, la Miami Lights, che è di glitter. Guardate un po' che bella. E questi sono i glitter gli unici che ho. Un'altra di NYX che è la fatta con composta da me. È la prima palette composta da me e i primi ombretti di NYX che avevo provato, perché poi sì, ho comprato ma dal negozio, questo l'ho comprato in Sud Italia quasi. Poi Bourjois, la palette Le Nudes, bellissima questa qui, guardate si gira allo specchio, è una figata sta palette. Anche lei me la porto nei viaggi, è una palette per me primaverile estiva, semplicissima da usare, vi giuro, è una palette carina. La Mauve It di Essence, questa qui, anche lei. Guardate che queste palette di Essence sono molto buone. Questa qua l'ho trovata dalla OVS, non so che brand sia, però raga, c'erano 5-6 tipi, se non di più, bellissima. Io ho scelto questi colori, però c'erano sugli altri toni, ma veramente una palette che performa. Un po' spolvera, però. Ho questi qua che, di Catrice che sono una specie di dupe di Natasha Denona, delle piccole pallette di Natasha Denona, guardate questa. Sapete che non hanno niente da invidiare, sono molto buoni questi ombra. Non capisco perché nelle palette piccole si fanno meglio gli ombretti che nelle palette, cioè gli ombretti performano più che nelle palette grandi. Ciao ragazze, benvenute sul canale. Mi dispiace non mi vedrete, però
Andiamo a continuare con la mia collezione di cioè con l'aggiornamento della mia collezione make-up. Ho deciso di farvi vedere gli ombretti liquidi, gli ombretti mono e le piccole palette in questo video. Direi di non starci troppo a pensare perché ce n'è parecchia roba. Allora, ho questi qua di Kiko. Questi sono ombretti liquidi col pennello. Ecco, come al solito devo fare un po' di casino. Questo sul color verde. Vi faccio vedere come sono fatti, poi non ve li apro gli altri. Vi vedete, sono così. Ok, quindi ho questo qua. Poi ho questo sul viola, che questo qua è viola opaco e questo è viola grigio. Questo è bellissimo anche come topper. Poi ho anche questo qua con questo color rosso, diciamo che è un bronzo rosso, e poi c'è il color tortora sempre opaco. Poi andiamo con gli ombretti di Faberlic liquidi all rosa, sono sempre con lo pennello. Questo qua, sono buonissimi questi qui, questo, e durano un sacco, infatti le sto usando parecchio d'estate. E poi ho anche questi colori che li uso nel periodo freddo, cioè in autunno, inverno, oppure se devo fare qualche smoky, le uso questi qua, sempre di Faberlic ovviamente. Non si trovano in questo momento perché Faberlic ha chiuso il mercato, però ha chiuso il mercato in Europa, però speriamo che riapriranno. Poi, come ombretti mono, liquidi, ce n'ho ancora anche questo che è di We Make Up, che si può usare anche come, eccolo qui, non so se è ancora buono, vediamo, anche come eyeliner. Questo qua, ragazzi, è fortissimo veramente. Poi ho questo pigmento di MAC, che è il Blue Brown, che ho un po' piccolo, però vi assicuro che ne basta poco, perché se comprate i pigmenti dalla MAC, vi consiglio di comprare in queste quantità. Mi pare che c'erano una volta, ora non lo so, però si possono comprare anche di questa quantità perché i pigmenti di MAC rendono molto e serve proprio poco. Poi ho questo ombretto di Kiko, che era di una collezione limitata dell'Asian Touch. Vabbè, sono due praticamente. Mi piace, l'ho comprato più che altro per questo, però mi piace anche questo qua, non è male. Io a volte, se mi devo truccare veloce, sono in un weekend, me lo porto con me, perché anche se si rompe, amen. Poi ho questo di Lancôme, che è un ombretto single, ce l'ho da tantissimi anni, è un grigio particolare. Non l'ho voluto comprare spray questo ombretto, però a me interessava, si vendeva insieme a un rossetto, e siccome mi interessava il rossetto, ho comprato il rossetto e ovviamente c'era insieme anche l'ombretto. Questo qui non è male, comunque è un buon ombretto. Poi ho questi qua di Kiko, che mi sono rimasti solo questi perché gli altri li ho dati praticamente, li ho regalati, altri colori, ma ne ho avuti tanti di colori. Ho questo Tortora, poi ho questo qui che mi piace moltissimo, carta da zucchero. Se vedete questa forma così, tipo se come uno avesse messo il dito dentro, no, erano fatti in questa maniera. Questo qua è bellissimo. Non so se si trovano ancora. Comunque questi si possono usare anche col pennello bagnato, sono un tipo di ombretto, questo è il mio preferito in questo periodo, tipo di ombretto da usare col pennello bagnato anche. Poi
L'unico ombretto che ho di Fabric Mono è questo verde qua. Ho anche dei glitterini, anzi sono tutti glitter che ho di Faberlic, perché Faberlic fece anche dei glitter, includiamo anche loro in categoria degli glitter, questo qua, o questo, cioè la mettiamo qui nella categoria, ho detto glitter, sì, buonanotte, nella categoria dei ombretti mono, perché e palettine piccole, ecco, bellissimo questo. Ok, poi passiamo alle piccole palette. Eccole qua. Io ne ho prese solo tre perché boh, non sono più riuscita a comprare le altre, però sono belle anche queste. Ho preso questa perché volevo vedere se il blu si ripeteva anche in questa, che fosse uguale. Non è uguale, e ho notato che su queste qua anche la texture è diversa. Non so perché, ho trovato più performante le quelle vecchie che queste qua, però comunque sono le mie idee. Per esempio, ecco anche questa qua, per esempio, avendola anche nell'altra versione dei verdi, pensavo che fossero uguali. Non è così. E va bene per me perché così non ho evitato di avere le doppiature, ecco, degli ombretti, per dire. E poi ho preso anche questa che mi è piaciuta un sacco. Questa qua non lo troveremo nell'altra versione, non l'avevano fatto, e infatti questa qua fu la prima che comprai, perché poi queste altre due le ho presi dopo. Perché tra l'altro queste palle non è che costassero poco, cioè erano arrivate intorno ai 20 euro. Comunque bella, mi piace molto, dei colori bellissimi. Poi, sempre di Faberlic, ho questa qui che fu l'ultima palette che acquistai, perché poi dopo vi ho detto non ci fu più niente, non si poteva più acquistare nulla. La collezione Jardin di Giverny, che stranamente è un dupe di una delle Huda, è vero, sì, assomiglia moltissimo a una palette di Huda, non saprei, di quelle piccole, non saprei quale, però ragazzi, i colori, perché io ero andata a Sephora e l'avevo trovata, ho detto ma porca miseria, è uguale quasi. Gli ombretti ovvio non performeranno come quelle di Huda, però comunque questa qua veramente è una palette buona. Non è molto scrivente, ma anche qui ad esempio questi qua vanno usati con le dita se volete che performino, col pennello perdono molto del colore. Comunque anche lei stranamente 17-18 euro, cioè non è che scherzasse Faberlic, cioè non è una palette che costasse poco. Poi le ultime che ho di Faberlic sono le palette componibili, ecco, queste sono anche le ultime palette della collezione degli ombretti piccoli, perché poi vi farò vedere le palette grandi. Sono delle palette componibili. Se le vedete così, packaging, vi dico la verità, non vorrei per screditare Faberlic, però erano arrivate così. Infatti noi quando le avevamo acquistate, vedete, dovevi acquistare separatamente la palette perché si vendevano così nel catalogo, e poi gli ombretti ti componevi tu la palette, ti compravi tu. Perché vedete si sfila, e ti compravi tu le cialdine e componevi la palette come volevi, i colori le aggiungi, ovviamente anche loro un costo separato, però non ho mai capito questa fare qua. Infatti avevamo fatto anche il feedback in azienda perché queste palette fossero così distrutte, perché io se acquisto una palette dal negozio dovrebbe essere bella liscia, bella pulita, non siccome fosse presa a calci. Però questo è un piccolo diciamo una piccola dilemma, un piccolo enigma che non siamo mai riusciti noi consulenti a
o i leader o chi eravamo all'epoca a delucidarlo, perché l'azienda non ci ha mai risposto, anzi sì, ce le ha rimborsate. Dove ho fatto il feedback per queste palette, l'azienda mi ha rimborsato ritornandomi i soldi indietro, ovvio ho tenuto le palette perché in un'azienda Faberlic era una cosa carina che se ti arrivava un oggetto rotto, danneggiato, o ad esempio compravi detersivi e poi perdevano un po' del liquido perché a volte si aprivano nei pacchi, tu chiedevi all'azienda, è ovvio che alla cliente se dovevo dare il detersivo che aveva perso non era nemmeno bello, ma l'azienda mi rimborsava il prezzo, il costo con quale io avevo acquistato il prodotto senza chiedermi indietro il prodotto danneggiato. E questa è una cosa bella che faceva l'azienda. E così fu anche con queste palette. Ecco, anche questa. Io qui ho acquistato tutti gli ombretti, anche quelli che poi sono usciti prima i nude e poi i metallici. E poi io le ho spostate, ho composto delle palette a modo mio, per dire. Ecco, vedete, ve le faccio. Questi sono tutti i colori. Non sono malvagi, sono belli. Si può lavorare con loro, sono semplicissimi, diciamo, non sono nemmeno delle palette con quale possiamo dire che eccelliamo, però per il costo che avevano 2 euro la cialdina, 2-3 euro più o meno così, diciamo che sono abbastanza validi. Io mi fermo qui e poi proseguirò avanti con le palette, quelle grandi e palette viso. Ok, a presto, ci vediamo nel prossimo video. Non dimenticate di iscrivervi al canale e se vi fa piacere la mia collezione, metterci un like. Grazie. Andiamo avanti. Ho questa qui di Oriflame con tre colori. Anche queste sono buone. Questo nero, ragazzi, è veramente molto scrivente. Stavo dicendo che anche queste sono delle palette buone da portarsi con sé in viaggi. Potete portarvele tutte e due e si fanno dei bei trucchi. Non lo so se si trovano ancora, è un po' che io non compro da Oriflame. Ho questa qui, la Bronze Visuay di guardate che bella questa, di Essence. Non lo so, performano molto questi ombretti. Poi ho questa piccola di Kiko dalla collezione Grimmy, che anche lei è stupenda. Cioè, anche adesso. Questa è una palette passepartout da usare tutto l'anno, ecco quello che voglio dire. Poi questa qua che è in tonza, un'altra Naked 2, perché che vuoi? Io devo avere sempre la scorta di Naked, è la palette che non mi può mancare dalla collezione. La Sleek, questa diciamo che è una palette mista perché c'è anche un prodotto guance e un illuminante, però lo includo alle palette piccole perché non le metto alle palette grandi. Un'altra, ecco, vedete anche questa. Due blush, diciamo, boh, questo qua io non lo userei come contouring, però come blush sì. Non guardate che devo fare le unghie o smalto sbeccato. Poi ho quest'altra di NYX che è la Plein Comme, come si chiama? Vabbè, non so francese, raga, cioè perdonate. Guardate che bei colori questi. Anche questa mi piace usarla o d'autunno o anche d'estate, sono dei bei colori, è un quad molto carino. Poi ho questa qui di Makeup I Love Revolution, ok, la Chalk Orange, che anche lei mi piace molto, sempre, anche ora si può usare. Poi ho la NARS, questa qui è la Danger Control, una palette un po' difficile da usare, nel senso che non sono mai riuscita ad usare questa palette con i pennelli. Con i pennelli questi ombretti non performano per nulla perché sono una specie di topper. Guardate che belli che sono. Degli ombretti che
In teoria li dovete usare, ma si nota, con le dita, così come io le ho prelevate. Guardate un po', non faccio tanti swatch alle palette, però queste ci tengo a farvi vedere, che se per caso vi capita in mano una palette del genere della NARS, dovete sapere che alcuni ombretti in generale di NARS o alcune palette di NARS sono fatte in questa maniera. Poi ho la Smashbox, una delle cover shot, che questa non so, è la Blaze, mi pare. Anche lei è molto carina. Io non capisco molto gli ombretti di Smashbox. Alcuni performano gli ombretti, alcuni no. Anche lei, una palette che la uso molto in autunno e inverno. Questa di NYX, ragazzi, io qui su queste palette e sui ombretti di NYX non ho mai avuto nulla da dire. Questa è la mia palette, questa diciamo la mia palette preferita quando voglio fare un trucco metallico. Infatti questa è la Cosmic Metals. Poi ho questa di Nabla, la Cutie, ma la nude, c'ho anche la coral, non so dove l'ho messa, però eccola. Ora vediamo, vi faccio vedere anche la coral. Niente da dire agli ombretti di Nabla. Cioè, io le palette di Nabla e anche i refill, mai avuto nulla da dire. Veramente, Nabla per me è un brand da quando io l'ho scoperto. Poi, aspettate che sto cercando la Cutie perché non so dove è andata a finire. L'altra Cutie che ho, sì, perché qua alcune palette le ho anche nei cassetti. Eccola la Coral, diciamo. Eccola, la faccio vedere anche lei. È la palette più bella per me in estate in assoluto da usarla, cioè è pazzesca. Io vado matta. Anche perché con lei puoi fare anche un smoky, qualsiasi cosa, una palette anche lei, Passepartout. Poi andiamo di palette di Faberlic, perché ne ho un po' anche di loro. Ecco qui. Queste sono due palette dei nudes, una sui toni di marrone e questa sui toni rosati. Ecco qui. Cos'hanno di bello queste palette? Gli ombretti in fondo, questi tre, oltre da usarli sugli occhi, li potete usare anche come per colorare le sopracciglia. Infatti è scritto Scusate, Iron Brown, scusate, ok, e poi anche questa sui toni di marrone. Ecco, queste due qua, specialmente questa sui toni di marrone, mi ricorda parecchio la Naked 2. Ecco, perché se stiamo un po', figlia mia, a guardare, scusate, però volevo farvi un po', vedete? Vabbè, questo è troppo scuro, ma se guardiamo questi due top un po' più scuri, sono più o meno uguali. Cioè, questa è un'altra buona palette che si può portare in viaggio. Comunque, performano molto bene le palette di Faberlic, vi dico la verità, non sono per niente male. Ho questa sui toni di verde, una palette particolare questa. Poi ho questa qua sui toni di bronzo, infatti sono tutte e tre perché poi altri colori non hanno fatto e ovviamente lavorarci con loro le ho prese tutte per forza, come fai a non prenderle tutte? Perché non sapete voi quanti trucchi ho fatto io con queste palette. Poi ho le palette vecchie, quelle a quad, che praticamente poi dopo hanno riprodotto qualcheduna, ma non ero arrivata a prendere proprio tutte, invece queste le ho prese proprio tutte. Ecco, le scusate, specchiano, ma sono bellissime.
difficile un po' da aprire. Guardate qua, questa sui toni di verde. Cioè, guardate quante belle sono le palette. Sono tutte metalliche. Quello è il problema di Faberlic, che faceva solo ombretti, che poi ha pensato a fare i nudes, però un po' più tardi. Bellissime queste palette. Io le uso, le metto sempre anche nella borsa di lavoro quando mi servono. Guardate, cioè, perché questi ombretti sono ombretti cotti, che hanno anche loro il doppio uso, cioè da usare per intensificare il colore col pennello bagnato. Guarda qua, questa sui toni di blu, di questi grigi, questo blu è pazzesco, vi assicuro. Esce un trucco spaventoso, io l'ho già fatto. Guardate questa quanto è consumata sui toni di grigio nero, cioè veramente. Non scherzo, ma io con queste palette ci ho fatto dei bei trucchi. Poi guardate questa, che è una palette semplice, nel senso che io ho sempre raccomandato questa palette quando li vendevo, questi ombretti, alle signore di una certa età, perché ha dei colori tranquilli, e per una signora che non ha troppe pretese. Io vendevo questo genere di palette perché, e lo consigliavo, poi ne ho vendute comunque. Guardate sta qua dei viola, cioè questo viola è spettacolare, anche questo. Cioè, a me piacciono tantissimo, anche adesso che Faberlic non c'è, però guardate questa dei verdi, bellissima. Poi questo è il pack, quello più nuovo, che poi dopo non capisco perché hanno fermato, guardate questa, e hanno fatto uscire queste che vi faccio adesso, ma che vi dico, che vi faccio vedere adesso, che vi dico che ho solo prese tre,